seguendolo a piedi fino alla posizione in cui è collocato l'ordigno artigianale che andrà a disinnescare. In teatro operativo questo robot viene guidato tramite la console di comando posto all'interno dell'unità mobile. L'operatore prende ora visione tramite il robot dell'ordigno, studiandone la natura. Attraverso il braccio sensibile e la pinza provvederà a prelevarlo per trasportarlo in una zona sicura per la sua successiva neutralizzazione. Anche di peso consistente. E su di esso possono essere installate anche apparecchiature radiografiche portatili per ulteriore sicurezza degli operatori. Ovviamente nella realtà, in caso di intervento, tutte queste operazioni vengono svolte in zone precedentemente interdette alla presenza di estranei. Dopo aver messo in visione, mediante le tecniche antisabotaggio, procederà manualmente alla cottura e alla conseguente neutralizzazione del sistema. Una volta terminata l'operazione, attraverso un segnale convenzionale, comunicherà all'altro componente del team il termine dell'operazione. Normalmente tutto questo avviene attraverso una comunicazione d'armo. Con l'aiuto del secondo operatore, l'operazione di neutralizzazione dell'ordigno può ritenersi conclusa. Ringraziamo nuovamente i gentili ospiti per aver partecipato alla nostra cerimonia. Buon proseguimento di giornata.